Terremoto in maggioranza oristano. Il sindaco Sannar si ritrova senza un gruppo consiliare dopo che Gianfranco Licheri ha lasciato i riformatori. Costituirà, insieme all'ex UDC Polangioi e a Davide Tatti, indipendente, il gruppo misto. Proprio l'ingresso di Tatti in aula, al posto di Carmen Murru, diventata assessore ai servizi sociali, ha innescato l'effetto domino. Qual è il giudizio politico su questi primi mesi di mandato dell'amministrazione Sannar? Il giudizio è non molto positivo. Si vede che la macchina amministrativa stenta a partire, è necessario comunque che si inizi veramente a pensare al futuro di questa città, primo perché veramente con tutti i soldi che pioveranno sul comune col PNRR è chiaro che qualcosa di positivo deve nascere, però i tempi penso siano molto ristretti, non si può attendere ancora tanto. Ecco. Quali saranno le priorità del suo mandato da consigliere comunale? Sicuramente i vari progetti iniziati con la scorsa legislatura, Torre Grande, Piazza Manno e comunque la viabilità della città che rimane prioritaria rispetto a tante altre cose, perché ultimamente stiamo un po', come dire, tardando a dare risposta a quelle che erano le priorità in questa città.